Purtroppo l'immagine è molto limitante. Detto da lei fa un certo effetto. Sì, l'immagine purtroppo uccide tutto. Condiziona gli altri sensi. Qualcosa può essere anche buono da mangiare, ma se non è... Voglio visualizzare quello che loro emettono. Loro emettono suoni, musica. Capirli per quello che sono e non per solo per quello che fanno. Che senso ha pubblicizzare, va bene, facciamo la pubblicità della musica con delle foto? È certo, assolutamente. Senza perché, audio? È certo, perché così almeno ti incuriosisci, dice chi è quello lì che sta fluttuando nell'aria col clarinetto? Ma tutto questo cosa c'entra con la nostra Augusta Filarmonica? Ma invece c'entra moltissimo, perché è da un po' di anni che la Filarmonica sta cercando di fare tutto quello che può per raggiungere delle persone nuove con dei linguaggi nuovi. Mi divertiva invece visualizzare che chi suona diventa musica, diventa leggero, perde la forza di gravità. Levita, non è più appoggiata per terra come tutte le orchestre. Con il loro direttore davanti che li tiene lì inchiodati. Il musicista classico è sempre quello ingessato che non sorride mai, lì davanti alle telecamere. Invece no, invece c'è anche del divertimento. Qui lo si vede, spero che passi anche questo messaggio. Siete vivi, ecco. Assolutamente. Dobbiamo essere vivi per la musica. Eh sì, loro stessi sono un pezzo di musica, sono delle note musicali. I filarmonici, perché siamo tutti belli contenti di averli fotografati? Perché sono artisti. E questa cosa qui è una specie di energia interiore che la macchina fotografica cattura benissimo. Invece la musica deve farti sentire quelle cose che non hai visto, che non vedi normalmente con gli occhi, ma vedi con la musica.